buonasera a tutti, ringrazio veramente tanto per la presenza e anche veramente vedere tante facce di ragazzi, di giovani, mi dà una grandissima speranza. È stata una grandissima responsabilità per noi scrivere questo libro, per Giorgio, per me, cercare di trasmettere quello che avevamo vissuto accanto a persone che avevano pezzi di vita insieme a Paolo Borsellino, e sentire forte questo onore e questa grandissima, ripeto, responsabilità. Perché questo? Perché Paolo Borsellino era un uomo che amava la vita, che era appassionato della sua terra, che cercava di vivere quegli ultimi 57 giorni, quelli che noi cerchiamo di trasferire in queste pagine, cercando di arrivare alla verità, la verità per la morte del suo amico fratello Giovanni Falcone. Leggendo, sentendo le testimonianze di uomini e donne, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine, ci siamo immersi nella sua storia e abbiamo capito l'amore infinito che aveva verso il suo prossimo, verso proprio la cittadinanza di Palermo nel senso più esteso, più ampio, verso l'Italia intera, perché voleva, avrebbe voluto con tutte le sue forze arrivare alla verità di chi aveva ucciso Giovanni Falcone. Però questa sua forza di essere arrivato a determinate conclusioni di quella che oggi noi adesso siamo abituati a sentire, la parola trattativa, questa parola che definisce questo accordo fra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, ebbene, lui ne era venuto a conoscenza. E proprio questa sua conoscenza, questa trattativa fra Stato e mafia, ha consacrato la sua morte, l'accelerazione della sua morte. La strage di Via D'Amelio è una chiave di volta per capire perché la nostra Repubblica è ancora sotto ricatto. Perché? Perché lui stesso spiega, nella sua fretta di voler arrivare a capire chi erano quelle altre entità che avevano chiesto a Cosa Nostra di accelerare la strage, cioè la strage di Capaci, per fare in modo che Falcone fosse eliminato, perché aveva individuato lui stesso un gioco grande. Ebbene, lui, una volta che viene a conoscenza di questa trattativa, si mette di ostacolo, e questo suo essere ostacolo definisce proprio l'accelerazione della strage, della sua morte. C'è un pezzo molto importante, quando Rina dice alla cupola, quando decidono la strage di Via D'Amelio, a distanza così ravvicinata da quella di Falcone: state tranquilli, mi hanno garantito che è un bene per tutta Cosa Nostra. E gli stessi uomini della commissione sono stupiti di questa accelerazione, questa fretta di fare subito la strage di Borsellino a distanza di 57 giorni. E i magistrati sono arrivati a un punto di che si sono chiesti chi sono queste entità che chiedono e garantiscono a Cosa Nostra di fare questa strage velocemente, garantendogli appunto che è un bene per Cosa Nostra, perché devono farla questa strage. Oggi, a distanza di 19 anni, siamo a un punto di svolta. Prima Anna chiedeva perché è importante adesso parlare di Borsellino in questo momento storico. Ci sono dei processi in corso, uno particolarmente a Palermo, contro il generale dei Carabinieri Mario Mori e Giuseppe Redondo. Ebbene, questi protagonisti sono praticamente i due indicati di aver trattato appunto con Cosa Nostra per fermare le bombe. Allora, se in un momento storico come questo abbiamo questi processi dove si sta per arrivare all'anticamera della verità, come ci ha detto Antonio Ingroia, ebbene, c'è un problema di controinformazione, nel senso che non si sanno queste notizie. Noi nel libro abbiamo voluto mettere esattamente tutti questi pezzi, cercare di ricostruire attraverso le testimonianze, attraverso i pezzi di sentenze, di archiviazioni. Abbiamo proprio voluto mettere uno dietro l'altro i pezzi mancanti di questa verità che ancora non sappiamo nel nostro paese. E questo per dimostrare che non è un attacco politico mirato al premier o a chi sta vicino a lui. Questi sono fatti, sono pezzi di storia che vogliono essere nascosti, di cui non ci vogliono più far capire perché lo Stato ha trattato con Cosa Nostra, perché le stragi del 92 e del 93 sono macchiate con le mani di sangue da parte di uomini delle istituzioni. Ecco, se noi fossimo un paese civile, noi scenderemmo in piazza ogni giorno per protestare, per chiedere la verità, perché non possiamo permettere che pezzi delle nostre istituzioni siano gli stessi personaggi che hanno collaborato a queste stragi. Come possiamo definire un paese civile, l'Italia, se ancora ai posti di comando abbiamo queste persone? Ebbene, Borsellino è l'emblema di questa richiesta, di questa pretesa di verità. Noi dobbiamo pretendere la verità.
chiedere a gran voce e sostenere i magistrati che stanno indagando su queste stragi, che finalmente possono arrivare a dire questa verità scomoda per il nostro paese. Ma attenzione, perché siamo in una fase storica molto delicata. In questo momento, con questa tensione sociale forte che si respira, noi rischiamo che Cosa Nostra abbia il terreno fertile per fare un altro colpo forte contro lo Stato. E anche in questo caso può essere tirata per la manina da parte di queste entità, di questi famosi servizi deviati, che tanto deviati non sono, di queste entità che non sono così al di fuori da un sistema, ma fanno parte di quel sistema. È per quello che è importante l'attenzione della gente, della società civile, dei media, dei nostri colleghi giornalisti, che molto spesso si macchiano di complicità. Ed è per questo che dobbiamo trasmettere, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che non sanno che questa storia recente del 92, del 93, fa parte, è la chiave, come dicevo prima, la chiave di volta per impedire che si possano ripetere queste stragi. Solo se noi saremo a conoscenza di tutti questi dettagli, potremo sperare in una democrazia vera, compiuta e non ammezzata, zoppata come adesso. Perché se noi ci guardiamo intorno, vediamo che non è una vera democrazia. Noi siamo ancora a una fase dove c'è un ricatto, e noi nel libro lo spieghiamo bene, perché la trattativa, e questa parte l'ha scritta particolarmente il nostro direttore Giorgio Mongiovanni, ormai è diventata accordo, e noi dobbiamo impedire che questo accordo continui a consolidarsi, perché se non lo impediremo, noi troveremo una società, una classe dirigente ancora più collusa, dove non saranno più i mafiosi che avvicinano i politici, saranno loro stessi che diventeranno politici ancora di più di quello che sono adesso. Allora, perché capite perché è importante mantenere viva questa memoria, mantenere viva e trasmetterla costantemente, soprattutto alle nuove generazioni, fare in modo che questo messaggio, la sete di verità, di giustizia, che ha Paolo Borsellino, la voglia di riscattare la sua terra, di liberarla dalla mafia, la Sicilia, l'Italia e in generale, debba diventare la nostra sete di verità, la nostra sete di giustizia, la nostra causa di vita, che non deve fermarsi solo a un sostegno virtuale, no, dobbiamo essere, metterci noi in prima persona, sporcarci le mani, scendere, sostenere i magistrati e fare in modo che questo virus positivo si espanda, per impedire che il potere mafioso continui a imperversare a livello politico e sociale. E qui apro una piccola parentesi: il caso di Paolo Borsellino legato alla sparizione dell'agenda rossa, noi l'abbiamo vissuto in prima persona. Praticamente nel 2004 ci venne segnalata l'esistenza di una fotografia che veniva pubblicata, diciamo, nella fotografia, un carabiniere che si allontanava dalla media con la valigetta di Paolo Borsellino. Ebbene, in questa segnalazione, dopo un rapido briefing in relazione, abbiamo deciso di non farci uno scoop, abbiamo subito deciso di darla all'autorità giudiziaria. Da quel momento, aperta ristretta, è partita un'inchiesta. Hanno riscontrato tutto: l'esistenza di questo, appunto, carabiniere che aveva in mano questa valigetta, questa fotografia che è stata trovata dal fotografo palermitano. È partita la macchina giudiziaria e questo carabiniere, praticamente, è stato dimostrato che ha mentito, che ha mescolato le carte, ha tirato in ballo persone che non c'erano in via D'Amelio, ha dato diverse versioni. Ha tirato in ballo persone che c'erano, come Giuseppe Ayala, che a sua volta ha dato quattro versioni diverse. La prima volta apre la macchina e c'è un agente in borghese che gli dà il borso, lui non lo può prendere. Poi nella seconda versione è lui stesso che prende la valigetta. Sta di fatto, dopo tutte queste versioni, tutte queste contraddizioni, si è dimostrato che l'agenda rossa era scomparsa. In questa agenda Paolo Borsellino scriveva tutte le sue considerazioni più importanti su quei 57 giorni dalla strage di Capaci fino alla sua fine. Ebbene, l'agenda rossa scompare, viene ritrovata la valigetta senza agenda rossa. Come vi ho detto, grazie alla nostra segnalazione, questa macchina giudiziaria parte, ma purtroppo la Cassazione diventa una pietra tombale e arriva addirittura a mettere in dubbio l'esistenza dell'agenda rossa. Ora, il caso si è concluso, però questo è un altro di quei misteri che non possono rimanere incompiuti, non possono rimanere inevasi. Noi dobbiamo pretendere di sapere che fine ha fatto questa agenda rossa, chi ce l'ha in mano, perché ancora può essere un'arma di ricatto, perché? E questo viene spiegato nel libro attraverso solo carte giudiziarie. Noi mettiamo di fronte tutte le testimonianze di tutti i protagonisti di questo mistero, tutti quanti, compreso il carabiniere, e voi stessi leggerete che ci sono delle incongruenze talmente gravi, talmente evidenti,
che in un paese civile, ritorno a dire, era normale che si potesse, che si dovesse celebrare il processo. Invece nel nostro paese abbiamo un tipo di potere che definisce, così, chiude la faccenda e mette una pietra tombale. Però questo libro, così come tanti altri, sono la dimostrazione che anche se una giustizia impedisce di avere verità, non è detto che non si possa continuare a chiedere, come sta facendo Salvatore Borsellino andando in giro per tutta Italia con un'agenda rossa in mano, chiedendo che fine ha fatto questa agenda rossa, chi ce l'ha, perché non vogliono farla trovare. E tutto che questo ritorna nella responsabilità nostra di pretendere la verità. Perciò io penso che la lezione forte che ci deve rimanere da Paolo Borsellino è proprio questa, la pretesa della verità per avere giustizia. Grazie.